Oggi vi voglio parlare di una canzone, Colpa d'Alfredo. Una canzone, diciamo così, molto di rottura, anche per quel periodo lì era molto provocatoria. E avevo già cominciato a fare provocatore, le mie canzoni sono sempre state un po' delle provocazioni, capisci? Alle coscienze, alle cose. Però questa era particolarmente, diciamo così, dura, cruda e nuda. Cos'era? Era praticamente il linguaggio del parlato normale, di come noi parliamo normalmente, portato dentro la canzone. Praticamente, voi sapete, fino a quei tempi lì, insomma, non si potevano dire certe cose, non si dicevano queste cose, un po' come dire, in certe cose artistiche non si può parlare in un certo modo, no? Ecco, io invece volevo proprio arrivare a parlare come si parla normalmente, in pratica. Anche la stesura della canzone. La musica in pratica nasce proprio dal modo di parlare. Se ci fate caso, infatti, la canzone, se io ve la recito, ve la parlo, ecco, praticamente la musica è nata così, da come si parla. Ho perso un altro cos'è buono stasera. È andata a casa con il nego, la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri, ma opportuni, mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. E qui arriva la musica. Ecco. E praticamente è la continuazione del testo con l'arrangiamento. In pratica questa botta è lo ammasso. Cioè. Proprio capisci? Era l'ammazzarlo, c'era cioè proprio la cosa fisica, insomma, della musica. Quindi questa canzone è la versione della febbre del sabato sera romagnola, ecco, capito? Quella più ruspante, secondo me è quella più vera.